Buongiorno, ben ritrovati e buona salute a tutti. In questo video vi parlo di infiammazione spiegandovi che cos'è, perché compare, perché può essere pericolosa e come si combatte. Bene, l'infiammazione è un processo naturale, assolutamente fisiologico, mediante il quale il nostro organismo risponde a danni di varia natura. Infatti, grazie all'infiammazione, il nostro sistema immunitario è in grado di isolare e rimuovere gli stimoli dannosi ed estranei che l'hanno indotta, avviando allo stesso tempo il processo di guarigione. L'infiammazione può essere causata da fattori di varia natura, come agenti fisici, ad esempio traumi, ustioni, congelamento, corpi estranei, oppure morsi o punture di insetti, ma anche da agenti chimici e tossici, come acidi, alcol, veleni e sostanze irritanti, e ovviamente da stimoli di natura infettiva o biologica, come batteri patogeni, virus, funghi, parassiti e cellule danneggiate, ad esempio da ipossia, traumi tissutali o da processi tumorali. L'infiammazione, specialmente quella acuta, si manifesta con segni e sintomi ben definiti, come una sensazione di calore locale, eritema, quindi arrossamento, edema, cioè gonfiore, dolore e perdita di funzione dell'area lesionata. Tutti questi sintomi compaiono tipicamente in questo ordine cronologico, ad esempio quando ci facciamo male ad un ginocchio o una caviglia. A questo punto è molto importante distinguere tra infiammazione acuta e infiammazione cronica. La prima insorge improvvisamente nell'arco di pochi minuti o qualche ora ed è caratterizzata da sintomi generalmente violenti o comunque ben evidenti. Tuttavia l'infiammazione acuta tende a risolversi spontaneamente nell'arco di poche settimane. L'infiammazione cronica è invece più subdola perché compare lentamente, non dà sintomi così definiti oppure dà solo sintomi sfumati e persiste a lungo nel tempo per diverse settimane ma anche per diversi mesi o anni. Sebbene possa sembrare più innocua, l'infiammazione cronica in realtà è pericolosa perché proprio come un tarlo va a minare a poco la nostra salute. Prima di parlarne più nel dettaglio è opportuno ricordare che tutte le malattie in cui l'infiammazione gioca un ruolo patologico dominante terminano con il suffisso -ite, ad esempio gastrite per indicare l'infiammazione dello stomaco, dermatite per indicare l'infiammazione del derma, che è una parte della nostra pelle, ma anche miocardite, encefalite, epatite, nefrite e quant'altro. Infiammazione cronica. Innanzitutto, perché compare? Beh, può comparire ad esempio per la mancata eliminazione dell'infiammazione acuta, cioè il sistema immunitario non riesce ad eliminare lo stimolo che l'ha indotta, per cui continua ad attaccarlo, rimane iperattivato, quindi l'infiammazione cronicizza, perdura nel tempo. Può anche esservi un'esposizione cronica a un basso livello di un particolare irritante o materiale estraneo, ad esempio nell'asbestosi l'inalazione continua di fibre di amianto porta a un'infiammazione degli alveoli polmonari con conseguente polmonite. Ci possono essere anche alla base dell'infiammazione cronica dei problemi di autoimmunità, cioè condizioni in cui il sistema immunitario va ad attaccare le cellule o i tessuti sani del nostro organismo, come ad esempio nel morbo di Crohn o nel diabete di tipo 1. L'infiammazione cronica può derivare anche da episodi ricorrenti di infiammazione acuta oppure essere causata da stress e obesità. Qualunque sia la causa, quando c'è un'infiammazione cronica, il nostro organismo mette in atto una serie di adattamenti che hanno lo scopo di sostenere le maggiori richieste del sistema immunitario. Di conseguenza è costretto a togliere risorse ad altre attività biologiche. Pertanto il soggetto con infiammazione cronica potrebbe sentirsi triste, affaticato, svogliato, avere una riduzione del desiderio, lamentare disturbi del sonno o disordini gastrointestinali, aumentare o perdere di peso e soffrire di depressione ed ansia. L'infiammazione cronica può anche scatenare un aumento della pressione sanguigna, un'insulino resistenza, quindi con iperglicemia e predisposizione al diabete di tipo 2, e dislipidemia, cioè un aumento dei grassi come colesterolo e trigliceridi nel sangue. Conseguenze di queste risposte includono il diabete, malattie cardiache, steatosi epatica, quindi fegato grasso, malattie renali croniche, malattie neurodegenerative autoimmuni e cancro. A conti fatti, l'infiammazione cronica gioca un ruolo rilevante in oltre il 50% dei decessi che avvengono a livello mondiale. Per riassumere i concetti, mi appoggio a questo studio e in particolare a questa immagine, in cui vediamo che, come una ruota di un ingranaggio,
L'infiammazione cronica è innescata da infezioni croniche, da sedentarietà, dall'obesità, dalla disbiosi, quindi da alterazioni della microflora intestinale, dalla dieta, come vedremo tra poco, dallo stress e dai disturbi del sonno, oltre che dagli xenobiotici, cioè dall'esposizione ad esempio ad inquinanti presenti nel cibo, nell'aria o ad esempio dall'abuso di farmaci. Tutti questi fattori innescano l'infiammazione cronica, la quale a sua volta, come un ingranaggio, innesca malattie come la sindrome metabolica, il diabete di tipo 2, la steatosi epatica non alcolica, le malattie cardiovascolari, il cancro, la depressione, le malattie autoimmuni, alcune malattie neurodegenerative, la sarcopenia, che è uno stato di sofferenza muscolare con debolezza, osteoporosi e senescenza, quindi invecchiamento precoce del sistema immunitario. A conti fatti, le malattie infiammatorie croniche sono la causa di morte più significativa al mondo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, queste malattie rappresentano la più grande minaccia per la salute umana. Tant'è vero che in tutto il mondo 3 persone su 5 muoiono a causa di malattie infiammatorie croniche come ictus, malattie respiratorie croniche, disturbi cardiaci, cancro, obesità e diabete. Cosa possiamo fare quindi per proteggerci da questa infiammazione cronica o per cercare di combatterla? Beh, innanzitutto la dieta rappresenta un'arma molto importante che abbiamo a disposizione. In questa diapositiva vi ho riportato nella colonna di sinistra tutti i fattori nutrizionali che favoriscono l'infiammazione e in quella di destra tutti i fattori che la combattono. Vi invito a concentrarvi sull'ultimo punto, ovvero sul fatto che le calorie in eccesso favoriscono l'infiammazione, mentre un lieve deficit calorico, quindi alzarsi sostanzialmente da tavola con appena un po' di fame, combatte fortemente l'infiammazione. Questo è importante perché, al di là di tutti gli aspetti nutrizionali, si è visto che in certe popolazioni, come ad esempio i Masai dell'Africa, nonostante vi sia ad esempio una dieta che predispone alle malattie cardiovascolari perché è ricchissima di cibi di origine animale, quindi di grassi saturi, in realtà queste malattie sono praticamente assenti in queste tribù. E questo si spiega con il fatto che appunto questi soggetti vivono all'aria aperta, l'attività fisica chiaramente non manca, non c'è particolare stress, ma soprattutto non hanno accesso a quelle grandi quantità di calorie e di zuccheri semplici che caratterizzano l'alimentazione occidentale. Detto questo, tutte queste raccomandazioni nutrizionali possono essere tradotte in una serie, di consigli pratici, che includono il fatto di limitare il consumo di alimenti di origine animale ricchi di grassi saturi, preferendo metodi di cottura non ad alte temperature. Sostanzialmente una bistecca ogni tanto va bene, va benissimo, ma preferibilmente è meglio che sia povera di grassi e soprattutto è bene evitare che si formino delle parti bruciate in superficie. Almeno 2-3 volte alla settimana è bene preferire l'assunzione di pesce azzurro a quello della carne. Evitare o limitare fortemente il consumo di carni trasformate come ad esempio salsicce, wurstel o insaccati di varia natura, perché generalmente ricchi di sodio, di altri conservanti come i nitriti e di grassi saturi. Evitare le bevande zuccherate e tutti gli alimenti ricchi di zuccheri semplici o altamente raffinati come dolci, dolciumi, snack vari e cibi con ricchi di zuccheri aggiunti come ad esempio certi succhi di frutta, marmellate o yogurt. Aggiungere ai pasti sempre una porzione di verdure fresche, limitare il consumo di farine raffinate e derivati come pane bianco, pizza, focacce, grissini e quant'altro. Preferire al posto di questi alimenti alternative raffinate o cereali integrali come riso nero, riso rosso, farro e quant'altro. Mangiare frutta fresca e secca, quindi frutta a guscio oleosa come spuntino. Consumare giornalmente modeste quantità di semi oleaginosi oppure i relativi oli, come gli semi di lino, di noci e i semi di canapa, e preferire l'uso di olio extravergine di oliva come condimento a crudo. Mantenersi sempre idratati, evitare il consumo eccessivo di alcol, preferendo il consumo moderato, e sottolineo moderato, di vino rosso. Insaporire con le pietanze e con le spezie, evitando il sale e i condimenti ipercalorici come ad esempio il ketchup ricchissimo di zuccheri aggiunti o la maionese che è molto ricca di grassi, ed evitare in generale i pasti particolarmente abbondanti. Oltre alla dieta, possono esserci d'aiuto per contrastare l'infiammazione anche certi integratori, li vedremo tra poco, l'esercizio fisico regolare, commisurato al proprio livello di attività fisica, quindi evitando
di strafare che andrebbe soltanto ad apportare un ulteriore stress, un'ulteriore infiammazione all'organismo, e riposare a sufficienza cercando di gestire lo stress e le tensioni quotidiane. Bene, come vi dicevo, per quanto riguarda gli integratori possono essere utili l'EPA e il DHA, che sono l'acido eicosapentaenoico ed eicosaesanoico, che sono due omega 3 presenti nel pesce, da cui il consiglio di consumare pesce azzurro e salmone 2-3 volte alla settimana. Questi integratori si possono assumere a dosaggio di 1-1,5 grammi al giorno. In alternativa si possono assumere da 2 a 6 grammi al giorno di acido alfa-linolenico, che invece è contenuto, come abbiamo visto, nei semi di lino o nei semi di canapa. Un altro acido grasso utile in chiave antinfiammatoria è il GLA, l'acido gamma-linolenico, che si può assumere a 1-3 grammi al giorno. Per quanto riguarda la vitamina D, si è vista chiaramente che c'è una correlazione tra carenza di vitamina D e infiammazione cronica, anche se a dire il vero non è chiaro se tale carenza rappresenti una causa o una conseguenza dell'infiammazione cronica. In ogni caso, se c'è una carenza è opportuno colmarla con dosaggi che possono andare da 600 a 2000 unità di vitamina D come integratore e oltre al giorno in relazione all'età, alla dieta e all'entità della carenza. Possono essere utili in chiave antinfiammatoria anche alcune microalghe come la clorella, la spirulina e la clamat, che si possono assumere a dosaggi di 3-10 grammi al giorno, beneficiando del loro contenuto di omega 3, ma anche di pigmenti antiossidanti. Può essere utile anche la curcuma insieme allo zenzero, che sono due rimedi antinfiammatori molto conosciuti e popolari. Si possono assumere a dosi di 2-3 grammi al giorno ciascuno. Oppure si può ricorrere a specifici integratori che contengono estratti vegetali come quelli di boswellia, curcumina, zenzero, uncaria, artiglio del diavolo, bromelina, salice e cannella. Poiché esistono varie titolazioni in principio attivi, varie tipologie di estratti e varie combinazioni, è opportuno naturalmente seguire per il dosaggio le indicazioni del produttore riportate in etichetta. Con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi ricordo che quanto esposto nel video ha finalità puramente indicative. Questo significa che non intende e non deve sostituire il parere del medico curante, dello specialista o del nutrizionista. Se il video vi è piaciuto, vi consiglio di iscrivervi al canale e vi chiedo la cortesia di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video pubblicati. Se desiderate accedere ad ulteriori informazioni sull'infiammazione e sui metodi per contrastarla, potete cercare i miei articoli pubblicati sui siti prezzisalute.com e magazine.x115.it. Riguardo a quest'ultimo, se avete il piacere di provare i cosmetici e gli integratori a marchio X115 che ho personalmente contribuito a sviluppare, vi ricordo che potete inserire nel carrello il codice sconto G83 per ottenere subito uno sconto del 10% sul primo acquisto. Con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi saluto con i miei migliori auguri di buona vita, buona felicità e buona salute a tutti.